E quindi partiamo nel considerare un possibile esercizio, poi ve lo metto online, c'è anche il riferimento da cui sono prese queste cose. Così, come, vediamo come esercizio in più, ci ragioniamo prima a livello di processo, poi a livello di requisiti, poi a livello di casi d'uso, in modo da, non dico completare tutto, ma perlomeno completare, diciamo così, la filiera dall'inizio alla fine. Allora, qui dice, in realtà parte da qua, c'è un'opportunità di business con il fatto che c'è un esame di certificazione che costa migliaia di euro per poter essere superato. E quindi dice, beh, questo vado a intercettare un flusso di denaro e propongo come sistema informativo di sviluppare un sistema di apprendimento, formazione o di supporto all'apprendimento, perché non è che il sistema impara al posto tuo, no? Ti aiuta a imparare, è basato su browser, quindi basato su internet, per aiutare le persone a preparare quel tale esame di certificazione. Poi, possibilmente, il sistema magari potrà essere adattato anche ad altri contesti, ad altri esami. E tutto parte da uno scenario molto semplice. L'utente può richiedere al sistema un quiz, cioè dice, voglio provare se ho studiato bene, mi collego, dice, voglio fare un quiz, voglio fare un test. Il sistema sceglie un insieme di domande da fargli da un database, da un archivio di domande che qualcuno avrà definito e memorizzato, quindi ogni volta le domande che ti verranno presentate saranno diverse, perché ogni volta il sistema sceglie casualmente da un elenco, supponiamo, molto ampio di domande e li compone, dice il sistema, quindi le mette in bella in modo da costruire un formato a questionario, a quiz. Poi il sistema dà un voto, no, valuta e dà un voto alle risposte dell'utente ed eventualmente, se l'utente lo richiede, può anche fornire dei suggerimenti. Se non ho capito bene una cosa, perché darmi un suggerimento per sbloccarmi un dubbio oppure per dirmi dove andare a leggere di più, dove andare a approfondire? Questa è un po' in sintesi, no? La richiesta che si dà di questo, le cose essenziali che il sistema deve fare. Deve permettere all'utente di collegarsi e fare un quiz e avere la valutazione del proprio quiz, delle risposte che egli ha dato al quiz che gli è stato proposto. Ovviamente in aggiunta agli utenti ci vogliono altre persone, cioè i tutori, che sono le persone che forniscono, quindi caricano, definiscono le domande e i suggerimenti, cioè sono contenuti che qualcuno deve aver messo dentro il sistema. E inoltre ci sono degli esaminatori, diciamo così, un livello superiore di responsabili, che devono accertarsi che le domande che sono state fatte non siano banali, no? E che abbiano senso, che diciamo così siano funzionali all'apprendimento. Quindi questo esaminatore, attenzione che non va a esaminare il risultato del quiz che fa tizio, quello viene valutato in automatico. L'esaminatore va a valutare le domande e i suggerimenti che sono stati scritti da questi tutor per approvarli all'interno del sistema. Quindi il tutor fa delle domande, il terminatore dice no, ma questa qua è troppo semplice, questa qua è astrusa, questa non ha senso, questa non c'entra niente, queste altre invece sono valide e quindi il sistema le può inserire nel database. E, questo è ciò che ci è stato dato. Allora iniziamo la progettazione di questa cosa. Allora, partiamo dall'alto. Ovviamente qua ci sono degli esempi, o meglio, sono descritti dei momenti che sono i momenti più importanti o più caratterizzanti di questo sistema informativo. Poi intorno dobbiamo costruire, dobbiamo completare. La prima cosa che mi viene in mente,
come faccio a sapere chi, se io devo dare una certificazione, come faccio a sapere chi ha fatto il quiz? È un sistema che poi mi fornisce un certificato che l'ho superato, o è una pura, semplice autovalutazione in cui io faccio il quiz, mi si dà un voto, io so di essere preparato e quindi andrò poi a fare l'esame vero e proprio. Qui, diciamo così, è un po' i confini tra i due, no? Quindi dobbiamo poi decidere se questi utenti, se dobbiamo riconoscere, dobbiamo certificare in qualche modo oppure no. Quindi di tutto questo non si dice nulla. Se è un servizio a pagamento, non è un servizio libero. Se voglio farci dei soldi, dovrò permettere l'accesso solamente a coloro che hanno pagato. E così via. Quindi sono tutti, diciamo così, non li chiamerei dettagli, sono tutti elementi che qui non sono espliciti, ma che dovremmo esplicitare quando parliamo dei requisiti del sistema. Allora, partiamo dal livello alto. Quali sono, secondo voi, i processi principali che sono coinvolti qua dentro? Chi ne offre uno? L'utente che fa il quiz, questo è un processo, sicuramente, anzi, è il processo intorno al quale stiamo costruendo il sistema. Altri? Allora, il tutor che inserisce le domande, i suggerimenti, è un processo in sé o è una parte di un processo? Sicuramente è un'operazione che il sistema deve fare. Però il processo di inserimento delle domande si conclude solamente quando l'esaminatore l'approva. Altrimenti è una cosa a metà. No? Quindi non puoi dire ho finito. Poi questo processo si comporrà di diversi casi d'uso, no? Di diversi passaggi funzionali, uno sono inserimento delle domande, che possono avvenire anche in momenti diversi. Ma dal punto di vista del processo sono, almeno io la vedo, come una cosa unica. Questi secondo me sono i due processi principali nel senso dei più importanti e più evidenti. Quando parliamo di un processo non esiste la variabile tempo, cioè non c'è nulla che ci dice che i vari passi di un processo devono essere svolti tutti insieme o tutti dalla stessa persona o tutti nello stesso momento. Okay? Quello immaginate un processo di produzione, ordino le materie, poi mi arrivano, poi le lavoro, poi faccio stoccaggio, poi faccio spedizione, sono attività che vanno avanti anche su un tempo molto lungo, che coinvolgono più persone, in alcuni casi più settori aziendali, abbiamo visto i processi interaziendali. L'importante è che di ogni processo sappiamo tenere traccia del punto in cui è arrivato e di qual è il prossimo passo che deve fare. Per poi arrivare alla fine dicendo ok, di questa cosa qua ho concluso, non ci devo più pensare, non ho più token in giro, cioè non ho più semi lavorati, semi informazioni che devono ancora essere portate a compimento. Ok? Allora, se vogliamo proprio schematizzare ad alto livello, ah non questo, sì, ho capito. Possiamo dire che questo sistema che chiamiamo, allora, possiamo partire ad esempio con un diagramma di attività e descrivere i due processi principali che abbiamo detto prima. Due processi, non uno solo che li comprende entrambi, perché sono la loro attivazione è del tutto indipendente, no? È chiaro che il processo di fare il quiz dipende dal fatto che esista un numero sufficiente di domande già caricate, quindi in certo senso c'è una dipendenza
la possibilità di attivarlo o no in funzione del fatto che sia già stato fatto l'altro. Ma per il resto non c'è nessuna correlazione sul fatto che io carico le domande, oggi pomeriggio c'è uno che fa il quiz, allora domani devo caricare una nuova domanda, cioè non, tra di loro non sono per nulla legati. Né uno esclude l'altro, né il fatto che possono essere contemporanei, non c'è nessun... No? Entrambi sono processi gestiti dallo stesso sistema, questo sì. Quindi possiamo dare il primo processo che è quello... c'è qua sotto... ad esempio... sostenere il quiz. No? Dove abbiamo detto che nella versione più semplice c'è l'utente sostiene il quiz e il sistema gli fornisce la valutazione. Quindi l'utente sostiene il quiz, il test, poi vediamo se raffinarlo, ditemi voi. Il sistema fornisce la valutazione. E buon. Le ho disegnate come due fasi separate, potevano anche essere una fase unica, dipende un po' come li pensiamo, uno potrebbe pensare che sia il test e la valutazione magari gli arriva via mail, quindi potrebbe anche non essere contemporanea o nello stesso contesto, potrebbe anche non essere la stessa videata che mi dà il risultato, ma in un altro modo, quindi logicamente mi sembrano operazioni distinte, anche se poi magari le collasseremo nel tempo. Questa è una versione minimale diretta, lineare, non fa alcune cose che il testo prevede. Ad esempio il testo parla, no, dei suggerimenti. A dove li metto i suggerimenti? Dobbiamo immaginarci in quale momento, perché il testo lo rileggiamo ma non dice quasi nulla, dice il sistema dà i voti all'utente e dà dei suggerimenti se l'utente li richiede. Ma allora questo cos'è? È se l'utente ha sbagliato delle domande, ha sbagliato delle risposte, allora può chiedere un suggerimento su quella risposta lì che ha sbagliato? E quindi questo è un passaggio che avviene dopo che il suo test è stato valutato? Oppure una cosa a prescindere, che se lui dice ma vado a ripassare, no? E allora dammi dei suggerimenti, magari scelgo l'argomento, non lo so, qui non c'è scritto, dobbiamo inventarcelo. Oppure durante la compilazione del quiz. Ho 20 domande di fronte, vabbè, 18 più o meno le so, le altre due, ma vediamo l'aiutino, la casa. Quindi prima che il quiz venga valutato. E magari in questo caso vorrei mettere un limite sul numero di suggerimenti che lui possa richiedere. Se me lo chiede per tutte le domande, mentre invece se il suggerimento venisse dato dopo sulle domande sbagliate, sulle risposte sbagliate, ha senso che lo possa avere per tutte. Non so, come preferite, cosa preferite di queste? Ma, oppure se vi è venuto in mente altro quando abbiamo parlato dei suggerimenti, come lo descriviamo?
Allora, se non ci sono altre proposte, ci sono queste tre. Prima, durante e dopo. Dopo? Nessuno per il durante? Tutti per il dopo, perché è più facile. Va bene. È più facile il dopo. E mentre dal testo non si capiva, quando cominciamo a disegnare il processo, diventa incontrovertibile. Dopo che il sistema ha fornito la valutazione, se l'utente vuole, il sistema può fornire suggerimenti relativi alle risposte sbagliate. Quindi ci sarà un rombettino, io non li trovo mai qua, che è, dov'è qua? Un rombettino che dice, sì, lo so, voglio andare là infatti, che dice se l'utente l'ha richiesto, il sistema fornisce i suggerimenti relativi alle risposte errate. Questo, aspetta, un po' più piccolo. No, questo ovviamente solamente se l'utente lo richiede. Quindi, richiesta dell'utente. Se l'utente non richiede, faccio nulla e quindi vado disegnato male, come anche perché questo richiesto all'utente non si capisce dov'è. No, ma non voglio. Ok. Qui stiamo parlando di processo, poi è ovvio che poi a livello di utilizzo del sistema questa richiesta all'utente in qualche modo dovrò chiedergli se lo vuole, se non lo vuole, devo decidere come viene intercettata questa richiesta, ma perlomeno a livello di processo c'è questa fase che abbiamo deciso che se c'è, è a valle dell'esecuzione del test, è opzionale, viene fatta una volta sola eventualmente su richiesta. C'è tutto, manca qualcosa? Idee, dubbi, suggerimenti? Vabbè. L'unica cosa che questo non dice è a chi è accessibile questo qui. Quante volte lo posso rifare, se la persona deve essere registrata in qualche modo per poterlo fare. Questo forse appartiene a un processo più di alto livello che ha questo come sottoprocesso. Questo va dal momento in cui parte il quiz al momento in cui chiudo la valutazione. Non c'è anche scritto se io tengo traccia storica di ciò che gli utenti hanno fatto. Non sarebbe male. Se io ho 100 utenti che, anche se l'utente è anonimo lo può fare quante volte vuole, va bene. Ma a me, gestore del sistema, può interessare sapere come stanno andando i miei utenti. Se c'è una domanda a cui sbagliano tutti, sempre, sistematicamente. Quindi vuol dire che la domanda è fatta male, oppure un argomento che è difficile, ostico.
Quindi questo non c'è scritto da nessuna parte, ma dovendo progettare un sistema io la metterei. No, mi sto chiedendo se il processo è completo, se ha tutto ciò che mi serve per poter essere messo in un sistema. Ricordiamoci sempre, questa roba qui dobbiamo metterla fuori dalla porta, noi siamo dentro, dobbiamo metterla fuori e dare a qualcun altro questa carta e dice fammi un sistema così, fammi preventivo, dimmi che fa 500 euro, magari, e dammelo fatto. E se c'è qualcosa a cui non ho pensato, che non ho specificato, ricade su di me. Ma sì, ma è possibile, non tiene traccia di quanti hanno risposto alle domande? No, non me l'hai chiesto. Se vuoi, ben volentieri, sono altri x euro, perché poi i ragionamenti sono questi. Nel mondo vero, quello fuori da qua. Quindi, ad esempio qua, non mi sto chiedendo se ho fatto tutte le scatoline che erano indicate nel testo, o se ho fatto tutte le scatoline che piacciono al prof quando lo corregge. Quello che sto provando a chiedermi è se ho fatto tutte le scatoline che completano la funzionalità del processo. Così come lo vorrei, magari sviluppato in una terza parte. Quindi possiamo aggiungere il sistema salva i risultati ottenuti. Poi questo salva è ancora molto generico, Salva come? In forma anonima, solo per le statistiche mie, oppure salva legato al nome dell'utente. Così da un lato posso avere le statistiche a livello di sistema, a livello di domande, ma contemporaneamente posso anche fare le statistiche a livello di utente. Stai migliorando, stai peggiorando, questo argomento lo conosci, ripassa quell'altro. È da definire. Ovviamente fa parte più del modello dati che non del processo, no? Questa informazione qua di che cosa vado a salvare e sollecitare. Ma a parità di costo, scusate qua ogni tanto la grafica decide di non capirmi o viceversa. Allora, togliti, tu chi sei? Tu così, bravo. E quindi questo passaggio lo prendo da qua, anziché da là. Dicevo, per quanto costa la memorizzazione dei dati, quando costano gli hard disk, non ha quasi senso non memorizzare informazioni, possono sempre tornare utili in un secondo momento, no? È quasi scontato, quasi ovvio. Cancellare qualche cosa di solito costa di più complessivamente, cioè, che non mantenerlo. Tenere un'informazione sono qualche byte in più, ok? Quando arrivo a un terabyte, a un miliardo di byte, fa 50 euro. Quindi. Viceversa, non salvare l'informazione ti espone alla fine dell'anno a non sapere che cosa hai fatto. Avere un sistema di cui non sai dire quanto ho lavorato, se ho lavorato bene, se ho lavorato male, ti costa molto più di 50 euro. Sicuramente in termini di opportunità di business. Ok, però senza andare a allargare troppo il discorso, questo potrebbe essere il processo che gestisce, no, l'erogazione e la valutazione dei quiz e dei relativi suggerimenti. Puramente sequenziale con una piccola parte opzionale. Poi l'altro processo che avevamo identificato prima, come l'altro dei due importanti, era quello, dicevamo, della caricamento dei contenuti, giusto? Allora, chiedo a voi, si può fare in tutti e due i modi, preferiamo un processo che dice carica le domande e un altro processo che dice carica i suggerimenti,
oppure è un processo unico in cui si fa tutto, sia domande che suggerimenti. Insieme o separato? Separato. Sento a meno. Chi ha parlato ha detto separato. Allora, dobbiamo capire che cosa sono meglio, cosa sono questi suggerimenti. Perché se il suggerimento è riferito a una singola domanda, che ti aiuta a capire meglio quella domanda, allora ha senso caricarlo insieme alla domanda. Se il suggerimento è qualcosa relativo all'argomento di cui tratta la domanda, allora può benissimo essere fatto in modo separato. Per come l'abbiamo immaginato qua, io però non so leggere il pensiero di tutti proprio, io me lo sono immaginato come un suggerimento relativo alla domanda, perché mi avete detto no, fallo dopo il quiz sulle domande che hai sbagliato, e allora io voglio sapere perché ho sbagliato quella, no? Non è che mi dice in generale vatti a ripassare l'eritarietà in Java, sì, va bene, ma quella domanda lì io ho risposto così, pensavo che fosse così, perché non lo è? Allora, sulla base di questo mio ragionamento mi verrebbe invece da dire facciamo un processo unico in cui inserisco domanda e ma chi ci sia adesso doveva urlare prima, se no non è interattiva la cosa. A me quadra di più così. Cioè la domanda, cos'è una domanda? Adesso poi facciamo anche in modo concettuale così lo esplicitiamo. Per me una domanda è fatta da il testo della domanda, un insieme di risposte plausibili, l'indicazione di qual è la risposta giusta e il suggerimento associato. Questi sono i quattro ingredienti senza i quali non ho una domanda che possa essere abilitata al quiz. Meno di così, se non c'è la domanda, se non ci sono risposte, se il sistema non sa qual è la risposta corretta tra quelle elencate, non si fa nulla. E nel caso dei suggerimenti, ogni domanda deve avere la sua frasetta di suggerimento. Se vogliamo essere un pochino più sofisticati, potremmo dire che le varie domande possono appartenere a categorie diverse. Cioè voi immaginate un corso è fatto di 10 argomenti, diversi, quando uno compone un quiz e mette due o tre domande di uno, due o tre domande dell'altro, in modo che non salti fuori per casualità, diciamo così, dell'estrazione, è tutto il quiz sbilanciato su una parte del corso e non tocca minimamente l'altro. Allora quello può servire, eventualmente come informazione aggiuntiva legata alla singola domanda. Quindi quando diremo inseriamo la domanda, vuol dire inserire tutti questi ingredienti di questa domanda. Allora, proviamo a saliamo poi a sostenere qui come nome. Proviamo a modellare l'altro processo allora. Diagramma, activity diagram, e lo chiamiamo prima mi ha chiamato a sostenere il quiz e l'altro chiamiamo a preparare le domande. Allora, parlando in termini di attori o di ruoli, sostenere il quiz c'è cioè l'utente da solo che fa il quiz. Preparare le domande è un pochino più complesso perché abbiamo almeno due figure che sono citate nel testo, vero? Che sono il tutore, che è quello che fa il lavoro sporco, e com'è che è chiamato qua? L'esaminatore, che è quello che si prende il merito, no? Che dice sì, va bene, ah bravo. Allora questo lo potremmo eventualmente disegnare con due swimlane o tre che identificano i processi gestiti dal tutore con i quali il tutore deve interagire e i processi gestiti dall'esaminatore. Mm?
Allora, dov'è già il cosino? Lo divide così, no? Dove abbiamo queste streamline qua, vengono chiamate partizioni. La partizione 1, la prima, 0, è il tutor e l'altra partizione è invece l'esaminatore. Giusto, qui stiamo descrivendo il processo di preparazione delle domande. Quindi tutto inizia tendenzialmente dal tutor, che come prima cosa propone, inserisce una o più domande nel sistema. Proviamo a vedere il processo per una domanda sola, poi per le altre di fatto c'è questo processo che si attiva in parallelo molte volte. Quindi pensiamo una domanda sola per volta per ora. Il tutor diciamo così, prepara, definisce una domanda, prepara, siamo preparati. E subito dopo questo signore inserisce la domanda nel sistema. Il testo parlava di database, ma qui siamo un pochino più in generale, parliamo di sistema. Dopodiché il tutor ha finito il suo lavoro. La domanda del sistema, se vogliamo essere chiari, completa di tutte le informazioni, compreso il suggerimento, come dicevamo prima. Poi lui ha finito, no? Forse per lui la domanda va online. Però il processo richiede che ci sia qualcun altro che la approva. Quindi cosa succede? Che il tutore valuta la domanda inserita. Il tutore, pardon, l'esaminatore, come dice il nome, esamina, cioè valuta, giudica la qualità di questa domanda che è stata inserita. Quindi di qua l'esaminatore valuta la qualità della domanda inserita. Valuta vuol dire o sì o no, o va bene o non va bene. Giusto? Quindi subito dopo, a seconda che lui abbia valutato positivamente o negativamente, farò cose diverse. Se la domanda è ok, ho finito. Se la domanda non è ok, tutor, vieni qua un attimo che devi correggere, il scritto delle cose che non va bene. La rimando al mittente. Giusto? Quindi, se la domanda è ok, adesso cominciamo a mettere un po' di frecce. Ho finito il processo. Se la domanda non è ok, devo tornare dal tutor e dire correggi la domanda. Quindi il tutor avrà un'altra activity che lui spera di non dover mai fare, ma gli potrà capitare di dover fare, che è corregge la domanda secondo le indicazioni ricevute da chi? Dall'esaminatore, da quel simpatico dell'esaminatore. Quindi se non è ok, torno di qua. No. E dopo che ho corretto la domanda, la reinserisco nel sistema.
e poi ricomincia. In realtà questa freccia, anziché andare qua, dovrei mettere un rombo là sopra, anzi mettiamo, facciamola bene, dai. Corregge la domanda vuol dire che lui la ripensa. Dipende un po' come la intendiamo. Se questo corregge è già, la corregge online, allora abbiamo finito. Se invece correggere vuol dire la pensa, visto che abbiamo prima separato la fase in cui la pensa da quella in cui la inserisce, potremmo anche dividerle qua. Cosa preferite? Corregge cosa intende? Lo fa nella sua mente o lo fa sul sistema già la correzione? Lo dovete fare sul sistema perché, per avere un blocco in meno, va bene. Allora a questo punto, se corregge implica già il caricamento sul sistema, dove va in uscita? Torna qui, a valutare la domanda inserita. Allora qua ci vuole un rombo per andare a riunire i due flussi. Quindi questo qua lo mando qui, questa uscita la mando lì e l'uscita di questo va qua. E abbiamo creato un loop, no? Il loop è un costrutto in cui il blocco di fusione delle scelte avviene prima del blocco di divisione. Per cui quando divido torno indietro, in un caso. E quindi questo povero tutore dovrà correggere la domanda più e più volte, così prevede questo diagramma, fino a quando l'esaminatore non sarà soddisfatto. E questa è una scelta, eh? Perché un'altra scelta potrebbe essere l'esaminatore dà un feedback, dopodiché il tutore corregge e va bene così, l'esaminatore non la deve rivedere. È un altro modo di farlo, eh? Avrei semplicemente preso da qui e sarei andato verso la fine. Intervallo ogni ora questo qui. Non ogni ora, ad ogni ora. Va bene. Dubbi, domande, miglioramenti? Errori? Il fatto di aver fatto le corsie, le swim lanes, mi ha permesso anche di semplificare, cioè di lasciare sottinteso il soggetto. Qui avrei dovuto scrivere il tutor prepara la domanda, il tutor inserisce la domanda nel sistema, il tutor corregge la domanda, l'esaminatore valuta la qualità, eccetera, eccetera. Avendo il swim lane, questo mi è sottinteso dalla colonna nella quale quel blocco è inserito, quindi semplifica anche un pochino la scrittura, oltre che rendere più chiaro. Vediamolo anche, cominciamo a immaginare anche i passaggi successivi dal punto di vista dei casi d'uso. Tutto questo processo da chi è iniziato? Dal tutor. E in certo senso il tutor svolge la prima parte. Poi il processo deve essere continuato dall'esaminatore. E chi glielo dice all'esaminatore? Come fa? Stava leggendo il giornale, perché lui è una persona colta e istruita, si faceva i fatti suoi. Come fa lui a sapere che il tutor ha caricato 100 domande che l'esaminatore deve valutare? 100, questo processo ne prevede una. Ma se ce ne fossero di più, il processo si complica ovviamente, perché l'esaminatore poi deve valutarle una a una e dire questa sì, questa no. Ma l'abbiamo fatto semplice, una domanda per volta. Dovremmo poi immaginarci però un meccanismo per cui un attore essenziale nel processo possa venire coinvolto al momento giusto, pur non essendo colui che inizia il processo stesso. No? I primi due passi sono facili, perché il tutore che sa dice, beh, adesso oggi c'ho un quarto d'ora di tempo, inserisco una domanda. Lo sa,
è lui che lo inizia. Però quest'altro in qualche modo dovrà essere, cioè questo token, noi gli diamo i token che si spostano, ma questo token poi è un'informazione vera che deve andare in mano a una persona vera. In qualche modo, è tutto, qui non è descritto, ma in qualche modo l'esaminatore deve saperlo. Come? Ma cioè, abbiamo l'imbarazzo della scelta al giorno d'oggi, gli mando la mail, gli mando l'SMS, lui quando si logga sul sistema se lo vede scritto, tutte tra le cose messe insieme, il tutor gli bussa alla porta e dice oh, che esiste anche, o il tutor gli manda una mail, quindi è una notifica che è fuori del sistema, fa parte del... Ricordiamoci che qui non stiamo parlando del sistema informatico strettamente, siamo ancora a livello di processo, quindi ci sono qui dentro descritte anche delle cose che non sono tutte completamente gestite dal sistema, cioè per fare una domanda è chiaramente fuori dal sistema, è lui che poverino si siede e si spreme le meningi, però chiaramente a livello del sistema informativo, non informatico, generale, questa informazione deve fluire. Poi è chiaro che il testo della domanda che è stata preparata se lo trova nel sistema informatico, si collega alla legge lì, schiaccia il bottone mi piace o non mi piace. Ma il fatto che ci sia una domanda nuova e quindi il fatto che lui sia chiamato in causa in questo momento a portare avanti il processo può essere fatto in mille modi. Gestito o non gestito. Qua non compare. E idem sotto, Il tutore, quando inserisce la domanda, ah che bello, no? Andiamo a vedere se domani nevica. E invece, in qualche modo gli arriva il feedback del tipo, la tua domanda, sì grazie, ma non mi piace. Anche qui in qualche modo devo informarlo. Questo è un problema, se vogliamo, che capita ogni volta che cambio di corsia. Ogni volta che cambio corsia vuol dire che passo il testimone, e non a caso qua c'è proprio questa metafora del token, a una persona diversa, o un ruolo diverso, un reparto diverso dell'azienda, che deve continuare ciò che ho fatto dal punto in cui l'ho lasciato. Allora c'è tutto il meccanismo di comunicazione che va progettato. Okay? Ecco, dal punto di vista, qui anticipiamo, no? Ma dal punto di vista dei casi d'uso, questi sono tre casi d'uso diversi. No? Perché c'è il primo caso d'uso in cui l'utente, il tutore inserisce una domanda e dal suo punto di vista l'obiettivo, il goal di questo tutore nel momento in cui inserisce la domanda qual è? Inserire una domanda. Il suo goal non è correggerla 6 volte. Quindi si chiude lì. Quando lui ha completato quel task specifico. Poi ci sarà un altro caso d'uso che prevederà la correzione di una domanda esistente, dove il goal sì, è correggere la domanda, in realtà il vero goal, ma non si può scrivere, è far contento quell'antipatico dell'esaminatore, che non è mai soddisfatto. Però è un caso d'uso separato, no? Viene svolto in momenti diversi, in tempi diversi. Può non essere svolto, può non essere svolto, sono indipendenti. Uno può inserire una domanda e correggerla 12 volte, oppure inserire 12 domande e non correggere mai nessuna, se l'ha fatta giusta la prima volta. Quindi la visione di processo è una visione sempre più ampia, perché comprende al suo interno anche attività che non interagiscono col sistema informativo, il sistema informatico, col sistema software, diciamo, e perché di solito comprende al suo interno diversi casi d'uso, diversi momenti, diversi passaggi, ciascuno dei quali ha un suo inizio, una sua fine, un suo obiettivo da raggiungere, che però fa parte di un contesto più ampio. Cioè il caso d'uso corregge una domanda, una cosa che io arrivo al mattino, corrego la domanda e ho finito e vado a casa. Da solo non fa un processo, perché il fatto di correggere una domanda presuppone un prima e presuppone un dopo. Presuppone un prima che questa domanda sia già stata inserita e valutata negativamente e un dopo il fatto che venga rivalutata. Quindi è inserita in un processo.
Non so se riesco a rendere la differenza tra i due livelli di descrizione. Un processo è qualcosa che ha una funzione a livello di prodotto, di business. Il caso d'uso è un passaggio, poi possiamo essere fortunati, in cui il processo è molto semplice e quindi di fatto si conclude con un'unica interazione. Ma in generale non è così. E il processo, poi non ripeto più, ma lo dico perché poi lo andiamo a riprendere bene sui casi d'uso, un processo può comprendere attività compiute da persone e non dal software e eventualmente comunicazioni a volte gestite dal software, a volte no. Cosa che i casi d'uso non dovrebbero avere. Allora, nel fare questo abbiamo già usato molti termini che magari ci prendiamo 5 minuti per mettere in ordine nel modello concettuale. Di parole ne abbiamo fatte, molte erano ricorrenti, alcune tutore, esaminatore erano state, diciamo così, imposte. Altre sono invece le scelte nostre, il fatto di dire che la domanda è fatta di più risposte e quindi lo andiamo magari ad esplicitare, facendo un diagramma concettuale che contiene, chiamiamolo quiz. Allora, quali sono i concetti, le entità che vengono gestite da questi processi? Allora, le entità che sono gestite da questi processi sono, innanzitutto, secondo me tutto gira intorno al concetto di domanda. No? Cos'è una domanda? No, scusate, sopra. Non sono mai abbastanza preciso col mouse, quanto vorrei. Una domanda contiene un testo poi conterrà delle risposte possibili che io qua ho dichiarato così come array di stringhe, ci sono tante risposte possibili, tante stringhe, più di una. Poi devo avere il numero della risposta corretta, mi basta un numerino, la prima, la seconda, la terza, la quarta, risposta esatta, giusto? E poi devo avere suggerimento, dicevamo, int. Quindi un po' di stringhe di testo, una che è la domanda, tante che sono le risposte possibili che vogliamo stampare, un numerino che dice qual è la risposta esatta e un suggerimento. Questo è un tipo particolare di domanda. A che tipo di domanda corrisponde? Alla domanda con risposte chiuse, di cui una sola deve essere scelta dal candidato. Che è il tipo di domanda più facile. Domanda, scelta 1, 2, 3, 4 e devi sceglierne esattamente una. Se invece
volessi gestire anche il quiz a risposta, a risposte multiple, sempre quiz ma con più crocette, una domanda, le risposte ce ne possono essere tre, tutte e tre giuste, e allora questa presentazione non mi va bene perché la risposta esatta non sarebbe solo una, ma sarebbe anche un insieme di risposte esatte. Giusto? E se volessi gestire le domande a risposta libera, cioè con un campo di testo che l'utente deve riempire, allora sarebbe ancora diverso. Qui il testo non è il testo che stiamo cercando di risolvere, non è per nulla esplicito, parla semplicemente di un quiz. Giusto? Non ci dice di che tipo è questo quiz. Ci dice solo una cosa, che questo quiz deve essere corretto e quindi correggibile dal sistema. Cioè la correzione del quiz dice qua, it è il soggetto di it è il sistema, quindi il sistema dà il voto. Ci abbiamo anche qui, molto chiaro. Qui l'unico umano che c'è è l'utente che fa il quiz, non c'è qualcuno che lo valuta dal voto. Il sistema fornisce la valutazione. Bon. Allora, il tipo di domande che noi possiamo pensare di supportare, vogliamo fare le cose in grande, vogliamo fare un sistema di quiz molto flessibile, ma il tipo di domande che possiamo supportare sono domande che richiedono la possibilità di essere valutate in automatico. Quindi il caso di quiz a risposta singola è perfetto. Il caso di quiz a risposta multipla anche va bene. Il caso di quiz a risposta libera è un po' più critico. Dipende da che domande faccio. Perché se la domanda è indica un vantaggio di che l'utente scrive quel che vuole, non è correggibile in automatico. Se la domanda è, qui si parlava di certificazione Java, qual è la parola chiave per introdurre una nuova interfaccia, e lui deve scrivere interface minuscolo, senza spazi, allora è possibile correggere sulla base del confronto di stringhe. Però è sempre a rischio, perché lui potrebbe scrivere una cosa che magari è giusta, ma uno spazio in più, una maiuscola in meno. Quindi magari lo lascerai fuori. Ma rimanendo anche solo al caso di risposta, qui c'è risposta singola e risposta multipla, come possiamo gestirla, come possiamo fare questa distinzione? Possiamo farlo usando l'ereditarietà, ad esempio, no? Cioè, ogni domanda ha in comune sicuramente ogni tipologia di domanda ha in comune delle cose, che è il fatto che c'è un testo per la domanda e un suggerimento. Poi la struttura della domanda è fatta di una o più risposte possibili e l'informazione su quali sono quelle giuste. Quindi tanto, diciamo, per fare un esercizio di modellazione, possiamo dire, ma guarda, in realtà di domande ce ne sono di tipi diversi, perché potrebbe esserci la domanda a risposta singola. Potrebbe esserci la domanda a risposta multipla. Potrebbe esserci la domanda a testo libero. Poi magari decidiamo di non metterla perché è difficile da correggere, ma tanto per ragionare sulla modellazione. Che sono tutti tipi di domanda. Che da domanda ereditano sicuramente il fatto che hanno un testo, un suggerimento che devono essere inserite per tutte. Il testo da domanda deve esserci. Poi la domanda a risposta singola è un tipo di domanda, quindi qui usiamo l'ereditarietà per dire questo è un tipo di quell'altro, quindi ne eredita tutte le caratteristiche e in più ha l'elenco domande, l'elenco risposte, scusate, risposte, che abbiamo detto che è un array di stringhe, e poi c'è l'intero che è la risposta esatta, che è un intero.
Mentre invece la domanda risposta multipla è anch'essa un tipo di domanda che però è caratterizzata sicuramente da un elenco risposte anche lei, quindi un array di, uguale a prima, ma poi ho le risposte esatte al plurale, risposte esatte, che è un array di interi. Perché possono essere più di una. Mentre invece la domanda a testo libero ha solamente la risposta esatta, che sarà una stringa. E anche lei ovviamente un tipo di domanda. Non ha delle risposte possibili. Poi hanno tutte la domanda e il testo della domanda e i suggerimenti. Poi chiaro che questo dettaglio lo possiamo vedere di prima battuta oppure lo possiamo vedere in un raffinamento successivo. L'importante è che noi abbiamo battezzato col termine domanda qualcosa che contiene la frase di richiesta, contiene le risposte, il modo per correggerle e contiene il suggerimento. Questo è stato il vero passo avanti, concettuale. Abbiamo detto cos'è una domanda, poi possono essere 200 tipi diversi. Se andate a vedere qualche strumento per fare quiz un po' sofisticato, non ci sono solo tre tipi di domande, no? Ci sono domande di associazione, cioè hai due elenchi e tu devi mettere in corrispondenza le voci di un elenco con le voci dell'altro elenco. Completa la sequenza, quindi hai una serie di cose, devi riempire un campo. Insomma, ce ne sono di tipologie di quiz moltissime. Queste sono proprio le più basiche. C'è un dubbio su come ho descritto questa parte? Ricordate che l'ereditarietà vuol dire che questo è eredita da quell'altro. Quindi tutto ciò che c'è scritto in quest'altro leggetelo ricopiato in tutte le sottodomande. È come se fosse scritto anche testo qui, scritto testo qui, scritto testo qui. E la stessa cosa per int. Ok, impiliamole qua così abbiamo spazio per fare altro. Poi abbiamo parlato di cosa? Abbiamo parlato di quiz, giusto? Cos'è un quiz? Un insieme di domande. Ogni volta che creo un nuovo quiz, ci sarà qualche meccanismo che non abbiamo dettagliato qua, per scegliere le domande. Quindi un quiz è un mix di domande. Un quiz è quindi ha una relazione uno n con le domande. C'è un quiz fatto di tante domande, in realtà 1m, non è proprio 1m, magari sono esattamente 30, ecco. Però diciamo una relazione multipla, possiamo anche indicare il numerino se lo conosciamo, ma in realtà non lo conosciamo, quindi diciamo molte. E la stessa domanda, a sua volta, può appartenere a quiz diversi. Non è che la domanda una volta che l'ho usata una sola volta viene bruciata, non può essere mai più utilizzata. E quali sono le informazioni che sono associate al quiz? Allora, se identificassimo l'utente, sicuramente una è l'utente che l'ha svolta.
Ma a parte questa, un quiz è l'elenco delle domande e le risposte che l'utente ha fornito. Guardatelo qua. Come fa il sistema a fornire la valutazione? Cioè, immaginate che qua l'utente sostiene il test, qui in mezzo, in questa freccia, c'è il quiz, che passa dall'utente al sistema. Poi c'è un pezzo dentro il sistema che fa la valutazione. Di cosa? Cosa deve avere questo pezzo? Non gli basta avere l'elenco delle domande, deve anche sapere quale risposta ha fornito l'utente. La risposta fornita all'utente non sta scritta dentro la domanda, sta scritta dentro il quiz specifico che è stato sostenuto oggi alle ore 15.53. Giusto? Quindi qui possiamo mettere, anche senza specificare il tipo di dato, ma l'elenco delle risposte fornite. Sì, non è un int, ma... Niente, non mi lasciano mettere niente. Sì, diciamo vaghe. Sì, perché a seconda del tipo di risposte ho un intero, un insieme di intero, una stringa, quindi qua non vado a pelagarmi in questa modellazione. È un elenco. Se vogliamo essere più precisi, diciamo che può essere un array. Proviamo a essere un pochino più precisi. Di cose diverse. Array che contiene tante cose diverse. Poi volendo possiamo anche indicare, potrebbe essere utile, la data e ora in cui è stato sostenuto il quiz a scopi statistici, visto che poi lo memorizziamo, è inutile memorizzare senza poi sapere quelli dell'ultimo mese, non lo so, li ho messi in ordine alfabetico. Allora, ripensiamo ai processi che abbiamo appena disegnato. Con queste informazioni qui possiamo fare tutto ciò che è previsto dai processi? Allora, andiamo a vedere il processo. L'utente sostiene il test, quindi viene generato il quiz. Questo qua mi piace sempre meno, questo utente sostiene il test. Adesso lo dobbiamo dividere in due o tre blocchi per far emergere chi genera il quiz e chi lo compila. Però qui bastano le domande per sostenere il quiz. Fornisce le risposte, il sistema valuta sulla base delle risposte che ha dato, salva i risultati ottenuti, cioè salva una copia di quello che noi abbiamo chiamato quiz. Se poi l'utente lo richiede, ma questo è un problema di interfaccia utente, il sistema fornisce suggerimenti relativi alle risposte errate, questo lo posso fare perché di ogni domanda so qual è la risposta che mi ha dato lui, so qual è la risposta che avrebbe dovuto darmi e di quelle di cui non mi ha dato la risposta corretta posso visualizzare il suggerimento. Sembra un po' contorto, ma sono tutti fatti di chi lo dovrà implementare. Io l'informazione ce l'ho tutta. Ciò che non riesco a fare è questo. Inserisci una domanda, la posso fare. Correggi una domanda, la posso fare. Questo no. Valutare la domanda significa, in certo senso, che l'esaminatore deve fornire un feedback del tipo questa domanda non va bene, con una motivazione. Perché? Quindi il fatto che questa domanda sia accettata, non accettata, valida, non valida, e se non è valida perché?
giusto? Nel database posso avere tante domande, molte già convalidate, alcune ancora in fase, sono già state inserite, ma o l'esaminatore non le ha ancora valutate, oppure le ha già valutate ma ha espresso un giudizio negativo. Allora, in quel caso non devono ad esempio essere utilizzate per generare nuovi quiz, non ancora, fino a quando non sono considerate valide. Quindi innanzitutto le domande le dovrò distinguere tra domande valide o non valide. Giusto? Quindi un'informazioncina in più sul fatto che la domanda è valida, mi fa piacere averla. E nel caso in cui non sia valida, mi serve anche un commento. C'è una classe che chiamiamo valutazione domanda, no? Che è collegata a una certa domanda, mi dice qual è il commento dell'esaminatore. Dove qui ovviamente c'è una relazione, ogni valutazione è relativa a una domanda specifica e ogni domanda può avere o non avere la valutazione, perché magari andava già bene così, non ha la valutazione. Questo proprio a livello più semplice che possiamo costruire, è l'informazione che mi serve per gestire il processo di valutazione. Quindi nel momento in cui viene creata una domanda, viene creata in uno stato, diciamo così, di domanda non valida. Poi l'esaminatore la vede, se gli piace schiaccerà un bottone che la fa diventare valida, e buon, se non gli piace schiaccerà un bottone diverso che gli permette di inserire un commento. E quindi poi il tutore dovrà andare a riprendere quelle domande che contengono almeno un commento dell'esaminatore, correggerle e ricominciare da capo. Tu mi stai dicendo ci sono domande non valide, sì, è sbagliato questo uno, è zero infinito. Ma questo era vero comunque? Allora, quello che dici tu è vero, nel senso che se una domanda non è valida, sicuramente sarà tra le domande, ma non potrà comparire nel quiz. Quindi sicuramente apparterrà a zero quiz. Ma era già anche vero prima, nel senso che c'era già l'errore prima, perché io potrei avere domande perfettamente valide, ma che non sono ancora state pescate dal sorteggio. E quindi non sono ancora apparse in nessuno dei quiz. Quindi era doppiamente sbagliato. Mi permettete di andare a dividere in due questo blocco, so che mi odiate quando correggo le cose. L'unica mia scusante è che poi vi do il file. Dividiamo questo blocco in due perché il sistema prepara e visualizza un test, un quiz. L'utente sostiene il test. Perché se no non si capiva da dove arrivava questo test, dai.
non sto a mettere il blocchettino davanti, l'utente richiede di sostenere un test, perché vabbè, è l'attivazione del processo. Ho solo aggiunto davanti a tutto, il sistema prepara e visualizza un quiz. È inevitabile che uno fa un pezzo, poi torna indietro, poi va al modello concettuale, poi torna al processo, fino a quando le cose non gli quadrano. Perché concepire il tutto giusto al primo colpo è praticamente impossibile. Capiamo che ci sono dei requisiti sul modello dati, se abbiamo, no? Aggiunto la valutazione domanda, quando siamo andati a rivedere questo processo dicendo sì, ma questo poi come viene fatto? E allora abbiamo aggiunto un pezzo a modello dati. Aggiungendo questo pezzo abbiamo rivisto questo processo e abbiamo detto ma allora sto quiz dove compare nel processo? Allora esplicitiamolo. È un processo di questo genere. Quando poi uno ha tutto coerente e soddisfatto, si ferma. Qui non ho da nessuna parte ancora detto, in realtà un pochino nel Gremlin ho detto, chi sono gli attori del sistema. E non ho ancora, e non ho detto che lo farò, adesso ci ragiono insieme a voi, deciso se in questo modello concettuale c'è una tabella che si chiama utenti. Una tabella, una classe che si chiama utenti. C'è una classe che si chiama tutor. C'è una classe che si chiama esaminatori. C'è una confusione in senso buono, nel senso che sono due concetti che si sovrappongono, tra il concetto di attori e le informazioni su questi attori di cui il sistema dispone. Provo a semplificare. Se questo sistema è libero, quindi lo può usare chiunque, io avrò un attore che è l'utente che fa il quiz. Ma qui non ho bisogno di rappresentarlo. Non so chi è, non me ne frega niente. Quindi io, non per il fatto che un utente usa un sistema, che il sistema debba avere delle informazioni su di lui e debba modellare questo utente nel suo modello dati. Modello dati, modello concettuale, come dicevamo a suo tempo, rappresenta le informazioni che vengono gestite dal processo. Il processo gestisce gli utenti? Sì o no? Gestisce domande? Sicuramente sì. I quiz? Sì. Gli utenti? Magari no. Se abbiamo detto che è anonimo, finora abbiamo lasciato sempre tutto anonimo, per semplicità nostra innanzitutto, l'utente non è gestito. Quindi le informazioni sull'utente non ci sono, non servono. E non lo mettiamo nel modello concettuale. Quindi è un attore ma non è un concetto che appartiene al modello dati. Il tutor è l'esperto. Il tutor e l'esperto in qualche modo però fanno parte del processo, quindi forse se immaginassimo di avere un tutor e un esperto non ci serve nulla di più, ma se immaginassimo di avere anche solo due tutor e un esperto, quando l'esperto dice una domanda non va bene, la richiesta di correggere la domanda deve arrivare a quello dei due tutor che l'ha fatta sbagliata, non all'altro che poverino non ne poteva nulla. Quindi in quel caso, ad esempio, il sistema ha bisogno di conoscere chi sono i tutor e per estensione anche chi sono gli esaminatori nel caso in cui fosse più di uno. Per ridare indietro il token a quello giusto.
Quindi in quel caso, adesso non sto qua a complicare il modello, in quel caso sarebbe opportuno che il sistema avesse all'interno una classe, o una classe tutor, una classe esaminatore, oppure una classe più generale tipo docente o formatore che al suo interno raccoglie i tutor e magari con una proprietà che dice se quello è un tutor, un esaminatore o che diritti ha. Avere quell'informazione è necessario per poter gestire il processo, non quello di erogazione dei quiz, ma quello di preparazione delle domande. E quindi, in quel caso, il tutor e l'esaminatore sono sicuramente attori perché usano il sistema, sono persone vere che usano il sistema, ma sono anche concetti nel modello concettuale perché il sistema informativo deve gestire informazioni sul loro conto. In questo caso magari non l'informazione anagrafica, ma l'informazione su quali sono le domande che hanno sospeso, o le domande rispetto alle quali hanno fornito una valutazione. E allora gli serve distinguere l'uno dall'altro. E quindi sono dati che devono essere rappresentati all'interno del sistema informativo. Quindi sono due domande diverse. Quando ho una persona, mi chiedo, è un attore? E la risposta che mi do è un attore se usa il sistema, se ci sono dei casi d'uso nei quali quella persona, o una persona con quel ruolo, interagisce col sistema. Punto. È un concetto nel modello concettuale, e la domanda che mi devo fare è, il sistema ha bisogno di gestire informazioni sul suo conto? O sulle relazioni che questo ha con le altre classi? Se sì, va rappresentato, perché è un dato su cui il sistema lavora. Se non ne ha bisogno, al di là dell'autenticazione, lasciamo perdere il discorso login e password, che comunque possiamo mettere a monte, non stiamo parlando della gestione di questo processo, parte di login e l'accesso al sistema, ma proprio in termini di contenuto, questo processo deve gestire informazioni su questa persona? Se sì, questa persona deve essere rappresentata nel sistema. Sono indipendenti le due cose, ok? Se voi andate in anagrafe, a Torino, l'anagrafe ha voi come dati, ma voi non siete attori del sistema, non usate il sistema informativo. Non vi potete loggare all'anagrafe. Se adesso fosse con qualcosa sì, online, ma permettetemi l'esempio. Quindi può essere rappresentato nel database ma non essere un attore, o viceversa, o tutte le combinazioni possibili. Sono due cose, no? Separate, indipendenti. Ok? Ci prendiamo un quarto d'ora, poi facciamo i casi d'uso? Okay.